Allora, buonasera mister, per l'analisi della partita. In un primo tempo, diciamo, con Baldini sostanzialmente equilibrato, dove avete fatto una fase difensiva molto solida, molto compatta. Poi nel secondo tempo il Pescara è partito meglio e ha dato la sensazione di poter vincere la partita. Sì, una partita equilibrata, forse c'è stata quella grande occasione all'inizio del secondo tempo che ci ha fatto un po' tremare un attimo, ma nella seconda parte, dopo il 20esimo, c'era stata qualche buona uscita da parte nostra, avevamo alzato abbastanza il baricentro in 3-4 occasioni, cosa che nel primo tempo l'avevamo fatto molto, molto raramente. E secondo me, per quanto riguarda i miei ragazzi, è un po' una partita condizionata anche dalla paura e dalla tensione che si poteva palpare in loro. Non era facile giocare in un contesto del genere. Ci eravamo riusciti a fare la partita che volevamo, perché dopo un 4-0 brutto a Campobasso volevamo sicuramente tenere la nostra porta inviolata. Ci stavamo riuscendo contro una signora squadra, e invece ancora l'ennesimo calcio d'angolo che ci condanna. Se non erro, il primo angolo della partita il Pescara vi ha punito. Nel primo angolo, e anche lì nel primo angolo un misunderstanding tra i due miei giocatori, abbiamo concesso il calcio d'angolo quando magari in certe altre situazioni sei un po' più tranquillo, la palla la riesci a rinviare, a venire fuori in modo più pulito, mentre invece in questa situazione qua un rimpallo, un misunderstanding ti portano a concedere un calcio d'angolo che poi ti porta alla sconfitta. Ecco, magari nel primo tempo chi ha giocato al posto di Arena ha fatto una buona partita, come per il resto tutta la gara, perché Nador secondo me è stato uno dei migliori in campo. Ma le chiedo quanto è stato pesante in questo momento difficile dover rinunciare nel riscaldamento al capitano Arena. È un'altra tegola. Cosa è successo? Penso sia un risentimento al flessore, è un'altra tegola, ma di solito quando le cose vanno male vanno sempre a venirne fuori, devi venire fuori col lavoro, da solo, col sacrificio, e quando le cose vanno male sembra tutto andare male. Dobbiamo concentrarci su di noi, dobbiamo cercare di tenere la testa il più leggera possibile, provare a lavorare, che sicuramente se l'atteggiamento sarà questo, visto, e non magari quello del secondo tempo di Campobasso, e qualche soddisfazione ce la tireremo fuori. Una domanda da studio che poi deve salutarci il tecnico D'Ossena. Vi ascolta l'auricolare. Sì, Fabio Ferraresi. No, io mi riallaccio, mister, alla domanda che ho fatto a un giocatore del Pescara sul secondo tempo. Io pensavo fosse più una questione fisica, però poi, come hai detto bene tu, c'è anche il fattore mentale, ma ha inciso molto anche quello, no, sulla vostra prestazione a livello di gamba proprio. Sì, ho visto giocatori con frenati, e quando arrivano al 70esimo e quasi la maggior parte comunque aveva i crampi, molti di questi crampi sono dovuti alla tensione, non solo a livello fisico. Non è facile, è vero, il tifoso paga il biglietto, è libero di fare quello che vuole, ma molte volte in queste situazioni qua ti servirebbero dei giocatori menefreghisti, dei giocatori che vanno in campo senza pensieri, mentre invece non sono i miei giocatori, sono tutti molto responsabili, con la testa sulle spalle, con la voglia di venirne fuori, e venirne fuori quando hai uno stadio così è difficile.